Wewe, wewe, buongiorno a tutti, oggi siamo in ritardissimo, sono le 10.30 e siamo in ritardissimo, siamo, siamo in ritardissimo, la colpa è solo e soltanto mia, dico, eh, dico che sì, mi sono svegliato molto tardi rispetto al previsto, di conseguenza la preparazione di questa giornata eh, si è un attimo... Dilungata, ma ci siamo, capiamo, vediamo come verrà strutturata questa giornata Solo oggi, solo oggi, solo oggi, dai Siamo onesti nell'ultima settimana, dai, su, eh Non è lavorare da un po' di tempo? No, no, no E di che deve essere? Se no, ma di solito è sempre di Amalau, eh. eh arriva sotto casa, mi dice Mi porti a fare colazione? E eh, io dico, vabbè, eh Hai già cacato nel puzzo? Tutti i giorni, tutte le mattine di tutta la mia vita Mi piace cacare nel puzzo, sì, sì allora, fammi finire di mettere questa cosa qua. Facciamo così. Perfetto. E così capiamo un attimo come la nostra eh, giornata sarà strutturata. Eh, facciamo così. Ok. Mm. Perfetto. Perfetto. Uh. Mm. Ok. Facciamo così. Uh... Perfetto. Ok. Hanno messo su game pass una cosa di Suprada. Ne abbiamo parlato ieri, Mattia. Ne abbiamo, abbiamo parlato ieri. Sì, 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 sì. L'ho notato, ho pensato che era stata la live per oggi. No, no, non è, non è, non è saltata. Non è, non è saltata. Quello, quello no, non è, non è saltata oggi. Oggi programmino di questa mattinata. Io devo dire di avere paura. Potrebbe rivelarsi una struttura errata. Potrebbe rivelarsi un'ottima cosa, potrebbe essere comunque in generale un ottimo esperi esperimento che avrà bisogno di migliorie. Ma oggi eh, facciamo un attimo due chiacchiere e poi vediamo di imbastire insieme una discussione dedicata, ori due no, basta con ori due, dedicata ai Guardiani della Galassia volume 3. E io ho vari commenti, varie cose che avete, eh, mi avete scritto su Instagram. Ehm, le ho provate a mettere in stream, capiamo se, se cioè come esce fuori e via dicendo sarà una cosa un po', un po' particolare, boh, oltre al fatto che poi chiaramente potete ovviamente scrivere in chat su Twitch. Oltre a ciò ci guarderemo eh, due video, penso però dopo il nostro momento di discussione, credo i due video che volevo vedere che sono la, le recensioni di Sinergo e del Frusciante dedicate ai Guardiani della Galassia volume 3. E um, poi teoricamente io volevo mettere la possibilità di fare entrare qualcuno di voi a parlare Ma capiamo se questa cosa si potrà, uh, potrà andare a svilupparsi Meglio prima? Prima e eh, allora, pure io pensavo eh, Manu, prima i video e poi parlare E io te l'appoggio come cosa Però d'altra parte ho pensato Se guardiamo il video e poi a mano a mano che c'è il video ci fermiamo E parliamo delle cose che vengono dette poi. Dopo abbiamo già parlato. Cioè, infatti, sono due cose che si vanno, vanno. un po' in contrasto forse. Ah no, certo, infatti, Manu, è una possibilità. Però tanto oggi non avverrà questa cosa. Però è ovvio che lo devo dare per scontato che ci possa essere questa possibilità. Se no, non posso organizzare nulla. Eh, cioè, è. Eh. Potrebbero influenzare. No, non influenzare Ferrentessio, è che. Magari viene detta una cosa. E poi apriamo una discussione su quella cosa là. E quindi poi non ha senso parlarne dopo. Io quello dico. Ehm, semplicemente. Semplicemente questa cosa qua. Verrà ricaricato su YouTube. Ma se sarà. Se esce fuori una cosa carina. Potrei uscire fuori un bel videino montato di, di tutto ciò. E. Ehm. E vediamo un pochettino. Io mi sono organizzato tutti i vari eh, commentini che mi avete fatto su Instagram, che secondo me è veramente la cosa fondamentale quella di Instagram perché mm, sono piccoli messaggi condensati, sono organizzati, carini, capito? E l'ho divisi in categorie, c'è anche la categoria meme, nei quali rientra Manu che grinta e mm, eh, però e se non la guardi come fa a creare un discorso su quella cosa? Ma perché parliamo direttamente del film, mano? Senza bisogno del video che parli del film, cioè. Oggi niente Minecraft. No. No. Uh, Minecraft non lo so. Nei prossimi giorni verrà continuato. Però uh, non so ancora quando. L pff, boh. Non lo so. Non lo so quando. Dai un voto ai miei figli pelosi? Ah. Ah. Vato. Grazie mille per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il sesto mese. E Mirko, grazie mille per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per l'anno mese, che l'avete fatto entrambi off stream. E vabbè. Comunque, questo è il programma della giornata. Io devo, avere, di avere, di, 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 devo dire di avere più terrore che ehm, boh, emozione per questa. Non lo so. Non so. Ho lanzetta sul come, sul come la, la, ce la gestiamo. Era un fake re sabato. Eh vabbè, non, non, non so mai qua, quando è fake o quando no, in teoria. Mm, sì, Mattia, io ti do darò 10 minuti. Basta, non ce la faccio più, non ti sopporto. Basta. 10 minuti. Te e le MOT WASG e ORI 2. non verrà mai fatto ORI 2. È una promessa, mai fatto. Ieri ho detto mi piacerebbe fare ORI 2. Tu dov'eri quando ho detto mi piacerebbe fare ORI 2? Non c'eri, eh? Eh? Non c'eri. Ma sì, Manu, perché non so, capito come. Cioè, è una roba nuova, quindi è da provare, capito? È la paura della, della novità, ma non è che poi non si faccia. Che mi scrivi in privato? Sì, che c'ero clown, non mi risulta, non mi risulta, dovevi elogiarmi in quel momento, dovevi elogiarmi in quel momento, eh? Cioè, questa, questa è la verità, questa è la verità. Ma io come faccio a sbannarti adesso? Unban. Ok. Quando organizziamo un torneo di Marvel Snap, magari con la prossima season l'avevamo detto. Mi sa che lo volevamo fare a giugno, vero? Sì, mi pare, mi pare di sì. Secondo me l'avevamo detto. E. Tocca capire che regole sfruttare. Che regole. Magari chiedo un po' a Tatillo e Datrix loro che hanno fatto qualcuno. E. Sì. L'hai sentito il mio freestyle sui cazzi di tutti i tempi? Mm, no, è una cosa che mi perdo volentieri, sai? È una cosa che mi perdo molto volentieri. Devo essere onesto. <ride> Dopo banerai anche chi ha, chi ha ragione ed è contro l'opinione. No, no, ma che mi fa? Guarda, io eh, considero, cioè, io l'ho detto. La giornata di oggi io voglio più che sia una cosa di discussione di opinioni che si vanno a scontrare piuttosto che opinioni che sono d'accordo. Perché eh, opinioni che sono d'accordo, eh, è cioè, pollicione. Però, nel senso, è eh, eh. No, no, la tua no, Mattia, la tua era, cioè... No, lo so che stavi scherzando, vado, stavo, stavo comunque descrivendo la cosa. Mattia, ti ridò dieci ore, eh. Eh. Dieci ore almeno. Con Guardiani però è facile che sia... non sono stato io, eh. Ho visto un timeout. out. Eh, ma là ho dato... Sospeso speso per dieci minuti. Eccoci qua. Eh, con Guardiani però è facile che siamo d'accordo Tocca farlo su X E poi con The Marvels vedi che esce fuori Ma in verità guarda che non si è d'accordo con Guardiani eh. No in verità, in verità no Guarda, quelle. tutti questi Io mi sono salvato un totale di ho, Io ho diviso i. Già solo quello che c'è scritto su Instagram Ok e Già solo quello che c'è scritto su Instagram Cioè i, i boxettini Sono un totale di Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boxetti positivi Ma 14 negativi anche, proprio precisi, uguale. Più poi altre cose che non ho diviso tra bello, be cioè cose positive o cose negative Diciamo, è generale, ci sta altra roba e... Però nel senso, in verità... Ci sono, ci sono delle, 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 delle cose, poi alcune cose più sensate, altre meno sensate. Quando fai lo stesso format per Barbie. Guarda, allora, sì, sì, allora, oggi è un test. Oggi è un test, ok? Oggi è un test, va bene. E, e vediamo come va. Secondo me... Ehm... Secondo me... È un'idea molto carina quella di poter discutere insieme in questo modo qua. Oggi però è un test, ok? Quindi può andare malissimo a livello non tanto di quello di cui parliamo, ok? Ma di struttura, di come io la, 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 la strutturo, perché è la prima volta, quindi può, può, può essere... Basta, capito? Può essere andata un po' un attimo. Eh. Però, eh, sì. Fastix, eh, io mh, concordo con te, Ferrentessio, non lo so. Secondo me è molto meno da discussione Fastix rispetto a... Guardiani della Galassia, però, eh. per Barbie, sinceramente non ci avevo pensato. Però, idealmente, se, se è una cosa che, che vi piace come, come concept, poi lo, lo rifacciamo. Sì, non dovrebbe essere fatto su un, ampio, su un argomento più ampio. Beh, ma chiaramente Manu si può come idea, cioè l'idea di base del prendere X argomento. Eh, che live noiosa, iscrivetevi tutti al mio canale E seguite il mio, arrivo subito eh, Aspetta che sono impenando con mamma che sta di là in cariola E... Mh, dicevo eh, Ovviamente il concept può essere utilizzato Per qualsiasi argomento Del eh, parlare insieme di x cosa Quello assolutamente sì, però Vabbè, in questo caso è un test, ok È comunque un argomento Al momento attuale ehm, eh, Come dire... Di... di interesse. Ma eh, l'altra cosa è che ovviamente, insomma, è molto carino. Eh, che magari si possa fare questa cosa che dici te: del parlare di altre cose. Poi dipende cosa, ok? Non è che mi metto a parlare delle pannocchie. Eh, però, nel momento in cui magari esce un qualcosa, quindi che ne so, esce. Eh, un film esce una serie via dicendo, esce un gioco, qualsiasi cosa. Potrebbe essere una cosa carina, capito? Cioè, cioè se non c'è nulla di nuovo, allora magari si trova un argomento, no? E se invece c'è qualcosa di nuovo del momento, allora si parla di quello, quello intendevo. Devi farlo poi con la sirenetta e vedi che discussioni le discussioni tirerai fuori. Ma la sirenetta quando esce? Tra due settimane, vero? Non è che il box domande di Instagram può limitare le parole di uno che vuole scrivere? Ehm, allora ne vada, ci sono due soluzioni. Numero uno, cioè, numero uno, non c'è altro modo per farlo, ne vada. Eh, o, appunto, uno scrive qua in chat. Però chiaramente quindi non vengono presi in anteprima, ok? Vengono, le dovete scrivere direttamente qua. Ehm. Ma altrimenti non c'è modo, cioè non potete pretendere che. Eh, io mi vado a prendere tutto il messaggio dei guardi della classe dai direct di ogni singola persona. È infattibile, ok? Perché poi ci sta chi lo scrive e chi non lo scrive. Cioè, è un casino. Va fatto dalla storia. Per quanto riguarda Instagram, il box di Instagram può essere usato in due modi. C'è chi eh, ha mandato più. C'è un ragazzo tipo che si chiama Diego. Ha mandato sette box. Cioè, per fare un discorso, lui l'ha diviso in sette box. Perché concordo, il box di Instagram è limitato. Ma c'è un altro ragazzo, che invece mi ha sorpreso un botto, che ha fatto una roba. Mi ha mandato una foto come risposta. Cioè, lui praticamente che ha fatto? Ha scritto il suo argomento, tutta la sua argomentazione, l'ha scritta, ha fatto lo screen, ok? E ha fatto lo screen e me lo ha mandato dentro il coso. È un'ottima idea, certo, c'è uno step in più perché dovete scrivere e fare lo screen. Però, comunque, cioè, nel senso. Ehm, di base. Io ho visto che, tu, cioè, veramente la maggior parte, cioè tutti quelli che hanno scritto, tranne forse due. Eh, sono riusciti a, a, cioè, a dare un, un buon incipit della loro opinione. Non è, che, eh, non è che quello che bisogna scrivere nel box è tutti i punti positivi e tutti i punti negativi. Secondo voi? È una cosa infattibile. Non è che vi sto chiedendo la vostra recensione, ok? Cioè, il punto è avere dei. Eh, il, cioè, il concetto è avere dei punti di discussione che possano far sviluppare tutto il, il discorso, ok? Quindi è una cosa che. Eh, che ci sta. È una, cosa, è una cosa che secondo me ci sta. ci sta molto. E. e sì. Per quel che vedo, cioè, molto. È, è io me lo sono diviso in argomenti, diciamo. tra virgolette, argomenti. Cioè, delle cose specifiche. Poi eh, fatti positivi, fatti negativi. E ci sono queste due mega mega opinioni. Una con la foto e una con, eh, con tipo 18... So, 6 box di Diego. Tra l'altro, non so se poi voglia... Cioè, secondo voi, no? C'ho cioè, questa domanda. Secondo voi. Dovrei far vedere i nomi o li dovrei censurare? Cioè, perché nel senso... Cioè, chi magari ha il nickname di Twitch e va bene. Ok. Chi invece non ha il nickname di Twitch? Oh. Lo censuriamo. Va bene, se può fa. Scusa, Nevada, che significa? Falli vedere. Fai prima. Poi magari chiedi. Certo, è ovvio che eh, se ha partecipato, eh, cioè non è che poi c'è chissà che, cioè UD. Eh... Nel video di YouTube censurano il cognome. No, no, ma non c'è il cognome, cioè sono i nickname di Instagram. Quelli che ci sono è il nickname di Instagram con, con la futina. Certo, poi dipende qual è il nickname di Instagram, chiaramente. Eh... Chiaramente. Per me oggi potrei anche censurare tutto il coso. Cioè, ora. Poi. Allora, praticamente come, come funziona ogni volta? Eh, sarà un attimo meccanico. Ho scoperto che c'è un metodo un po' più semplice. Cioè, un po' più semplice, ma dipende. Un po' più veloce, immediato, tra virgolette, per poter fare questa roba. Ma è stato infattibile. Dipende se è una ragazza o no. In verità, no. è all'interessato. Mi sembra una cosa esagerata, ragazzi. Non si può mandare un messaggio a ogni persona. Quindi, eh, oggi magari censuriamo tutti i nomi dalla prossima volta magari non lo so, mi inventerò qualche altra cosa o si censureranno sempre i nomi e mi inventerò un nome io ogni volta che lo leggo. E fine. No, mm. oh, no, infatti, shadow, sì, sì. Ok. <ride> Mongolfiere 092, no, no, non ci... Ah, non ci sono nomi, non ci sono nomi... Uffi. No, purtroppo ci avete tutti i nomi molto umani. Sì. Sì, tutti i nomi molto umani. In verità, la maggior parte sono tutti... Sono quasi tutti nome e cognome circa. Facciamo il 50% dai, sono nome e cognome. Sì. Oggi mi dà paura ora ad ascoltare Zugu Verse di Iro Sono e Iro Siro Siro Sono Irosonor... E dopo aver fatto le 5 ieri sera mi sono svegliato solo per te stamattina. Una no? delle prime volte che guardo le tue live, anche se su YouTube sei se proprio mio padre. Mamma ti ha detto tutto? Ti ha raccontato? Dobbiamo farlo insieme? Come l'hai presa? Comunque, spero di avere l'occasione di esprimere la mia sui guardiani. Secondo me, nickname nickname potresti mostrare. No, oggi non li mostriamo. Me non ci sarebbe bisogno di censurare chi scrive la sua opinione Comunque può essere consapevole del fatto che il suo nome verrà mostrato Sì magari dalla prossima volta Cioè a parte sì l'avevo detto effettivamente Che compariva il, il Il cosettino Però fa niente oggi lo leviamo Non c'è problema La prossima volta fai un box per chi vuole L'anonimato la la e uno per chi non lo vuole mm. Sì vabbè ma che cambia Cioè levo il nome e basta eh no, infatti, eh. Ma... ma poi male che va, vi dico. Questo messaggio l'ha scritto Peppe. E voi vi, vi accontentate di Peppe. Non è che dovete vedere la foto e tutto, non, non serve. Snipe per Spider-Man. Molto. Molto. Se me chi entra in call. Fa un'autodichiarazione che accetta il nome non censurato. Easy. No, quello è ovvio, Mattia. Se uno entra, cioè, alla... oggi non verrà utilizzato Guestar, probabilmente, ok. A meno che non impazziamo a un certo punto, però. Oggi probabilmente non verrà utilizzato, però l'idea sarebbe sviluppata in tre fasi. Ok, sviluppata in tre fasi. Numero uno, partire secondo me dalle domande di Instagram, cioè non dalle domande, di dagli argomenti che ci sono di Instagram. Ok, eh, per, eh, perché capito, stanno là, sono già stati scritti e io magari me li divido in base agli argomenti, capito? E quindi possiamo eh, spaziare tutta questa cosa qua. E... No, Manu, ma non è colpa mia. Guarda, è Guestar che funziona. L'abbiamo provato oggi stamattina con Ema. Funziona una merda. Cioè, entrate voi, non entro io praticamente dentro Guestar. Cioè, è una roba senza senso. Usa Discord. No, no, col cazzo proprio. No, no, perché non si sa mai quello che uno dice. No, no, no. Eh. <ride> Assolutamente no. Assolutamente no. Poi peggio, ma no, ha no, meglio che stare, perché è più comodo, è più, è più comodo, c'ha cioè la fonte browser tutto. e tutto. Ma ho, ho trovato, mi è venuto in mente, mentre stavo a fare la doccia, come possiamo, come possiamo fare le, la, la, mezza, la mezza idea. E... Sì. Sì. La curva. Prossima volta, fai che chi risponde prima di dire la sua scrive sì o no per capire se vogliono il link qua o no. Sì, però diventa ancora più complesso per me, sinceramente. Perché poi, già, allora, già fare questa cosa, voi adesso vedrete il funzionamento, ok? È complicato, perché ogni singola domanda, io ogni volta che vi sto leggendo una domanda, volendo, dato che, cioè, nel senso, la domanda è, io ve le devo far vedere le domande? Sì, o le, io tanto ve le leggo, però, ve le vorrei far vedere, più che altro perché se stiamo parlando di un X argomento, capito, cioè avete la domandina qua, così potete sapere di quale argomento stiamo parlando, Secondo me, no? Quindi ci sta il fatto di farle, di farle vedere Quindi il punto è che le domande verranno esportate una a una In automatico si eh, aggiornerà qui, sarà un attimo un impiccio prossima volta ho trovato, mi è venuta in mente un'idea che forse funziona ma va testata eh, Ma appunto oggi è per provare, per provare tutto eh, Completamente Ragazzi non capito un cazzo, effettivamente Fast X è il miglior film della Marvel ai tempi di Endgame Assolutamente sì ma quindi sarà una stream piena di spoiler su Guardiani della Galassia? Eh, allora, questo... Questo sì. Questo assolutamente sì. Chiaramente sì, ragazzi. Cioè, nel senso... Sì. Eh, que questa cosa sì. Questa cosa sì. Eh, ormai comunque sono... Due, quasi tre settimane che è uscito... Comunque tu è stato traumatizzato da Discord. No, non è che sono stato traumatizzato da Discord. Io non so come funziona. Sono un pippone. Io ho bisogno di un tutorial. Ma poi a parte che non c'entra niente oggi. Però, cioè, io ho detto di no a Discord oggi perché non è il, il caso di fare così. Eh. Cioè, non. È, è, è proprio. È scomodo Discord in questa circostanza. È molto più comodo così. Perché lo potete fare direttamente da Twitch. Perché così. Ehm... e c'è anche il vostro nickname, a livello di Twitch, vabbè, per me è più sicuro, senza cazzi, senza niente. Ma poi è una fonte browser, non devo impegnare gli schermi. È molto più funzionale, guestar rispetto a Discord, per fare una cosa del genere. E... sì. Lo fanno tutti con Discord, senza problemi. Eh, a me non me ne frega un cazzo, Manu! Volete fare Discord? E facessero Discord! Chi vuole fare Discord? Non mi frega! Io voglio usare questa gl gl gloriosa funzione di Twitch. È una cosa nuova, mi sembra carina, la, la usiamo sempre quando è... Con Atrix o chiunque altro, eh, perché non usarla pure qua? Cioè... Eh. Io la userei, la userei pure per quando facciamo il talk show, ma purtroppo Guestar ha solo un limite: Che... Ha, ha un limite di partecipanti tipo a 5-6 persone, quindi questa cosa non va bene. Eh. Che è Guestar? E infatti, vedi Luca, il Guestar non dovete fare niente, è una roba dentro Twitch, voi state dentro la stream. Come si usa. Ma infatti oggi non lo usiamo. Mamma mia, avete già cacato il cazzo. Dovete... Quando tirate fuori Discord? Mamma mia, mi fate salire il sangue col Non lo so perché davvero sarò stato traumatizzato. Lo odio. Non so perché. Lo odio, ragazzi. Lo odio con tutto me stesso. Ogni volta che sento Discord mi esplode il cervello. Lo odio. Lo odio. Non, non ce la faccio. Non lo so perché. Ehm... Mi triggera. Non, non lo so. Eh... Non è colpa vostra. Non lo so perché. Non... Ehm... Comunque non è questo il caso di usare Discord. Zugu Zugu. Eh, just da, grazie mille per il Prime bentornato trovato una piattaforma spaziosa. per nel secondo ho mese. ho anche l'Iban. Ottimo, non l'ho visto però. Forse Instagram l'ha tagliato. Forse Instagram l'ha tagliato. È soltanto la migliore piattaforma per parlare mentre si, si gioca usata dai milioni di player, ma ok. Mamma mia, che rottura di cazzo che si è. Andate a far culo e scopatevi di Discord. Eh. Prendetevi un peluche a forma di Discord e ci fate un bimbo insieme. Eh, che palle. C'è, eh. eh. Oggi non, non verrà usato Discord. Basta, ma vedi, non volevo più fare un cazzo. Cioè, sto cazzo di Discord. Voi e Discord, ma oggi l'ho strutturata in un modo. E state zitti. C'è. Non provarci, Ema. Eh, ma eh... ma vedi il vi giuro. Ma avete diltato. Mi ha insultato per la domanda Ma sì, ma ogni giorno dovete tirare fuori una cosa Mamma mia, cioè Ma, ma, cioè Ma oggi ho detto che manco la facevamo La roba con Gaster, la schippavamo Oggi, dovete subito cominciare A dire di qua e di là, no, nini Secondo me C'è cioè... Che palle Non lo va più, non lo va più. Giuro, vi giuro, mamma mia, mamma mia! Alt F4 per rilassarsi. Su OBS si fa alta F4. Sto sudando. devo rifare la doccia. Non mi ricordo neanche che stavamo dicendo. Voi sta merda di Discord. Magari fallisse quella azienda del cazzo Discord. Mamma mia. Tutti i capelli. Eeeh. Tanto diventerò pelato domani, quindi abbiamo risolto. Me li taglio a zero. Abbiamo deciso. No, no, non stavamo dicendo che non sono i disco, stavamo dicendo un'altra roba. Stavamo dicendo un'altra cosa, stavamo dicendo una cosa interessante, non parlare di quella cazzo d'applicazione. Non mi ricordo. Ah, vabbè, l'idea, l'idea è quella di partire dalle domande di Instagram, cioè dalle domande, dal boxetto delle, degli argomenti di Instagram e poi eh, quindi sfruttando quelli parlarne insieme eh, parlarne insieme anche tramite chat e poi in base a qualche circostanza non ben definita e per quello che al momento attuale ho detto oggi non si fa la roba di guest o che cazzo di discord o quello che cazzo vi pare skype e in base a certe circostanze eh, qualcuno di voi può entrare direttamente a parlare che sia con o senza webcam e, però entrare direttamente eh, a parlare, eh, ok. Infatti ci ho messo. Forse Zappa. Eh, ma quale hype? Ma che cazzo dite? Quale hype? Cosa? Che cosa ho fatto? Cioè, no, no, mi avete tiltato, ragazzi. Mi avete tiltato, vi giuro. Basta, non mi va. Non mi va, basta. Eh, non me ne frega un cazzo. Eh, basta, basta. Mm, no. Basta. Ci vediamo domani. Basta, no, mi vede veramente il Tato, ragazzi. Ciao.